Aggiorniamo come sempre i dati relativi alla situazione relativa al Covid-19 a Cesare di Castello. Abbiamo 7 casi positivi in più, come ieri. Va detto, rispettando ovviamente al massimo la privacy delle persone contagiate, alle quali va la nostra solidarietà, il nostro in bocca al lupo affinché guariscano presto e bene da questa malattia, che i casi sono in gran parte legati a persone che erano già in quarantena precauzionale, quindi parliamo di nuclei familiari o di relazioni sociali collegate con soggetti che erano già positivi. Questo vuol dire che come dire, la grande operazione di studio epidemiologico, mi dicono che devo dire così, collegata alla ricerca dei rapporti delle persone che erano risultate positive, sta funzionando perché appunto la gran parte dei soggetti nuovi positivi erano già in quarantena e sotto controllo precauzionale. Va detto che sono sostanzialmente quasi tutti in isolamento domiciliare, il che vuol dire, e questo è un altro fatto positivo, che le loro condizioni non sono gravi, altrimenti sarebbero stati ovviamente ricoverati in ospedale. L'isolamento domiciliare terminerà quando a ulteriori tamponi le persone risulteranno negative, cosa che auguriamo loro accada presto. Aggiungiamo molto velocemente, evitando se possibile di essere prolissi, che sarà aperta a Villa Muzzi, dove verranno ricoverati i soggetti ancora positivi, ma sostanzialmente guariti per la fase terminale, diciamo, del loro percorso di cura. Abbiamo stabilito un'ulteriore indicazione con un'ordinanza relativa agli assembramenti legati appunto alle attività commerciali. Ritengo che non ce ne fosse bisogno perché mi pare di capire che le persone rispettano assolutamente le prescrizioni, tuttavia in questo caso ripetita iuvant, avrebbero detto i latini, per cui abbiamo realizzato ulteriori prescrizioni relative sia ai clienti che ai lavoratori dei centri commerciali in particolare, perché debbano dotarsi di mascherine e guanti appunto in quei luoghi. Ripeto, io mi credo che non se ne sia, che non se ne sarebbe stato bisogno, però l'abbiamo fatto perché credo che sia opportuno seguire tutte le prescrizioni necessarie per poter svolgere al meglio le funzioni per gli operatori da una parte e per essere garantiti sulla loro salute per i clienti dall'altra. C'è la vicenda delle poste, come voi sapete, Poste Italiane aveva indicato l'apertura di due luoghi, Città di Castello e Cervara, ha poi allargato, diciamo, le maglie a altri due presidi che sono Morra e Sarrio Bastia. Non è sufficiente, io credo che sia necessario che venga aperta quantomeno Trestina, che è il riferimento di un'area molto vasta, quella della zona sud, con molti abitanti, proprio per garantire il distanziamento sociale e quindi le condizioni di sicurezza minima a cui dobbiamo sottostare tutti quanti, a garanzia specie degli anziani, che sono i principali frequentatori di poste, specie nelle vicinanze delle pensioni, come accade attualmente. Il reparto Covid-19 Cesare di Castello è in piena funzione. Ospita non solo malati di Città di Castello e del territorio, ma anche di altre realtà, in particolare dell'Alto Chiasso, a dimostrazione che la scelta che abbiamo fatto è stata una scelta di solidarietà e di apertura e di collaborazione. Credo che nessuno in questa battaglia deve stare nascosto nel proprio orticello, perché il Covid-19 si sconfigge combattendo tutti assieme. E chiusure campanilistiche non servono proprio a nessuno, ma di questo riparleremo con dovizia di particolari quando tutta questa vicenda terminerà. Voglio infine concludere ringraziando molti operatori, in particolare lo accennavo prima, gli operatori che lavorano nelle attività commerciali che debbono essere aperte, penso ai centri commerciali che svolgono una funzione sociale importante, penso agli edicolanti, penso ai lavoratori della sanità che non sono né medici né infermieri, che sono ovviamente sempre in prima linea, ma anche tutti coloro i quali continuano a garantire il servizio nelle nostre strutture ospedaliere. Davvero a loro tutti un abbraccio da parte di chi come loro è in prima linea, ma ahimè ognuno deve svolgere il proprio dovere e deve sapere che in momenti come questi si vedono un tempo si sono eletti veri uomini, io dico
semplicemente si vede chi è consapevole che dovendo svolgere una funzione lo fa con l'impegno e la serietà. Grazie.